ragazzi, sono Fede, benvenuti nell'Accademia! Oggi iniziamo una serie speciale di video grazie ad Axikio, una bravissima disegnatrice. Infatti cominceremo a farvi vedere come disegnare i manga. E nel più nello specifico, oggi andiamo proprio a vedere il tipo di programma da utilizzare per questa serie. Mi raccomando, iscrivetevi al suo canale e tutti i contatti li trovate qui nel link in descrizione. Salve a tutti ragazzi, già mi ha introdotto Fede, io mi chiamo Alessia, piacere. E niente, quindi iniziamo subito il tutorial. Allora, io come programma utilizzo PaintUlSci. È un programma abbastanza semplice. Quando ho iniziato con la tavoletta grafica avevo una Wacom Bamboo e io trovai questo programma. Per chi ancora non conosce il mondo del disegno, io comunque consiglio di utilizzare Photoshop e di sbatterci la testa lì, perché pur essendo più difficile, senza dubbio, è comunque un programma migliore di PaintUlSci perché è più sensibile e soprattutto le Wacom sono più sono programmate per lavorare meglio su quel tipo di programma. Però questo programma, per chi ha le prime armi, è comunque semplicissimo e è solo fatto per il disegno, quindi questo comunque per chi vuole lavorare di grafica non va tanto bene. Abbiamo i colori. Io in questo momento ho la versione che ce le ha tutte così volanti le finestre. Questo è il colore. Abbiamo questo cerchio che ci indica tutti i colori con tutte le loro sfumature. Perché è importante? Perché se noi dovessimo praticamente usare il giallo, vediamo che dall'altra parte per esempio abbiamo il blu e voi dite che c'entra. Invece c'entra, perché in realtà questi colori che sono opposti in qualche modo possono essere abbinati a vicenda. Non abbiamo soltanto questa modalità in cui possiamo vedere i colori, abbiamo anche questa modalità, vedete che c'è direttamente l'RGB, più chiaro, più scuro, più rosa, più, che è molto utile. Poi abbiamo questa modalità che è l'HSV e in realtà è praticamente un po' come questa, però ha anche le due sfumature. E poi abbiamo questa modalità, che in realtà io non utilizzo mai e sta solamente per più chiaro o più scuro, come potete vedere. Cioè, potete anche mettere il colore che volete, ecco, e vi fa la sfumatura. Può essere utile, io personalmente non la utilizzo mai, però può essere utile perché se vi serve per esempio questo colore qui in mezzo, l'ha già fatto il computer. Questa modalità dove possiamo mettere la nostra palette di colori. E questa qui. Questa è simpatica perché voi potete prendere direttamente i colori che volete e metterli qui e mescolarli molto semplicemente con qualsiasi strumento per mescolare, ma adesso ci arriviamo. Mescolarli e utilizzare il colore che avete ottenuto. Questa cosa è molto importante per alcuni tipi di ombre, almeno io lo uso così. Poi abbiamo i tools sono gli strumenti che voi utilizzerete per disegnare. Questo è lo strumento di selezione, una selezione rettangolare o quadrata, mentre questa è a mano libera. Un po' come chi ne sa di grafica sa anche come funzionano questi tipo di cose. La bacchetta magica, per chi non lo sapesse, e per esempio funziona così. Per esempio, se io facessi questo cerchio terribile che mi è venuto e volessi colorare il suo interno, mi basterebbe cliccare qui e vedere che si illumina soltanto il blu. Cosa può succedere? Questo programma in particolare ha una sensibilità. Come vedete qua abbiamo queste categorie. Questo è color difference, cioè lui ti vede che qui è bianco, qui è nero, il contorno è nero, e quindi analizza il colore in quella maniera. Qui in base alla trasparenza, in generale, se voi per esempio state facendo un disegno con delle linee nere molto sottili, in base a questa linea, andando avanti e indietro, decidete quanto il programma vi deve vedere queste linee, perché infatti io prima cliccavo sul cerchio ma mi
colorava praticamente tutto. Ecco appunto, perché aumentando questa transparency difference, il programma non vi vede le linee praticamente, vi vede le linee in maniera meno dettagliata. Abbassandolo, il programma capirà che queste sono le linee e che deve soltanto selezionare questa cosa al suo interno. Ora, voi lo vedete blu, in realtà non è colorato. Per colorarlo, io adesso prendo lo strumento secchiello, adesso vi li spiego queste cose, prendo lo strumento secchiello e ci clicco. Se io clicco qui, io sto cliccando, non colora, perché la selezione è quella che ci interessa ed è dove il programma vede che deve colorare. Non potete fare niente fuori da questo cerchio, vedete? Non si può fare assolutamente niente. È una cosa molto utile e che si utilizza praticamente sempre. Con Clear togliamo la selezione. Allora, per quanto riguarda altri strumenti che voi vi trovate qui, abbiamo questo, serve per muovere qualsiasi cosa voi avete su quel livello. Questa in realtà non l'ho mai utilizzata, ma sarebbe lo zoom, perché io utilizzo il navigatore. Se lo volete mettere, andate su window e c'è il navigatore e lo attivate, è molto utile. Si può pure spostare questo qui, questo fa lo zoom e questo fa lo ruota praticamente. Quindi io, utilizzando questo, non utilizzo questo. Questo credo che giri, se infatti praticamente questi due sostituiscono il navigatore, e questo è una mano che sposta la figura. Questo è uno strumento che vi seleziona il colore che desiderate. È molto utile se, per esempio, quando voi disegnate vi piace in particolare il colore di un disegno di qualche vostro artista preferito e volete imitare il colore. Allora andrete su quell'immagine, cliccherete così e vedete, lui ha preso il verde. Questo funziona pure con le sfumature, eccetera. Adesso passiamo agli strumenti per disegnare e per colorare. Abbiamo, vedete, pen, airbrush, brush, watermarker, eraser e così via. Ora, nel mio sai vedete un sacco di strumenti, ma in realtà sono sempre gli stessi strumenti base con diverse impostazioni, perché in base delle impostazioni voi avrete un risultato diverso. Però prima di spiegarvi questo, vi volevo spiegare la barra qui sopra, perché soprattutto alle persone che a cui piace disegnare potrà essere molto utile sapere come si fanno le fatidiche line art. Praticamente questa, utilizzeremo la penna, mettiamola così. Questa penna ci servirà per fare delle linee. Io adesso sto facendo delle linee, vedete, in maniera molto così a casaccio. E adesso io sto provando, che ne so, a fare una faccia, mettiamola così. Ora io faccio così, in maniera molto veloce. Così, tanto per. Allora, questo è il risultato fatto a casaccio. Per ripassare delle linee non potete utilizzare lo strumento così, a mio parere, perché uno, ci stareste troppo, due, non saranno mai linee completamente dritte, soprattutto in un disegno molto complicato. Quindi che cosa succede? In questo programma abbiamo una cosa che si chiama stabilizer. Lo stabilizer praticamente dà la velocità della vostra penna e l'accuratezza del tratto. Tant'è vero che se io adesso io ce l'ho a 12, che è, diciamo, non è velocissimo, non è neanche tanto lento. Se io lo volessi più lento, che è quello che io utilizzo per fare le line art, mi basterà andare sempre più avanti. Utilizzo di solito S6 io, perché S7 è veramente troppo lento. Però adesso vi faccio vedere la differenza. Vedete la differenza? Vedete quant'è lento? Stesso tratto, la differenza, vedete qui? Questo tratto è più largo, va ad allargare, è meno preciso. Questo è preciso e va ad allargare soltanto in relazione alla pressione e alle impostazioni che ho per quella penna. Quindi ragazzi, per fare le fatidiche line art, se vedete pure i tratti più
ecco, vedete nelle curve, fa tutto un po' da solo, ecco. Perciò ragazzi, le fatiche di Gelinart non è che gli artisti sono magici, è che ci sono degli aiuti in realtà su alcuni programmi. Credo esista pure in Photoshop qualcosa del genere comunque. E quindi questo è lo stabilizer, che è molto importante soprattutto per chi vuole fare le sue line art. Basterà prendere uno strumento come penna, inchiostro o altre cose che utilizzate e aumentare lo stabilizer. Adesso passiamo all'airbrush. L'airbrush è uno strumento molto carino, perché praticamente fa, vedete, questa sorta di sfumatura. Per chi utilizza Paint, beh, è praticamente l'airbrush di Paint, però fatto meglio. Utilizza questa sfumatura che in molti disegni è molto bella. Io la utilizzo tanto, soprattutto per fare la pelle, alcune sfumature della pelle, perché è molto delicata. Ovviamente tutti questi oggetti sono soggetti a pressione, perché vedete, in realtà anche questa può avere una sua opacità pesante. Meno io premo, più il colore è tenue, però ci sono, appunto, io ho delle impostazioni che lo possono rendere anche abbastanza pesante come effetto. Poi abbiamo il brush, che è semplicemente un pennello, water, che è una specie di, vi faccio vedere, prendiamo un po' di colore, lo mettiamo qui. Water praticamente è un blender, serve per fare il blending sarebbero, guardate, questo, praticamente sfumare e unire dei colori diversi tramite sfumatura. Però in realtà il water fa anche altro, perché ha un colore pure suo, vedete? Molto tenue, però ce l'ha. Poi ci sono, appunto, alcuni strumenti che ne hanno di più, ne hanno di meno. Questo qui praticamente, se io non tocco qui, ecco, vedete, non, cioè lui semplicemente sfuma, non ha un suo colore, questo strumento qui. Il marker funziona un po' come gli evidenziatori, e infatti il tratto, se vedete, è proprio quello di, ecco, prendiamo proprio per essere un evidenziatore, nell'evidenziatore, quindi un po' più sfumate ai lati, più con più opacità all'interno e poi di non sfumare. La gomma, io ho una gomma dura, c'è anche chi ce l'ha meno dura, tutto questo dipende dalla densità. Questi parametri, ragazzi, io potrei anche spiegarveli, però in realtà neanche io non li modifico più di tanto questi parametri, lo faccio solo ogni tanto un po' con la densità e un po' con minimum size, perché adesso lo vedremo, però non è sempre facile modificarli. Questo è uno strumento per selezionare l'area che volete, praticamente. È molto utile se, per esempio, state facendo un disegno con delle linee molto, con delle line art molto imprecise e volete colorare soltanto un pezzo. Poi praticamente come se state colorando, come se stesse colorando un vostro disegno, cominciate appunto a selezionare quello che volete, e questo è il contrario, deseleziona. Però è una cosa abbastanza carina. E poi ci sono, vabbè, tutti gli altri strumenti, ma alla fine non credo che io, quelli più importanti ve li ho spiegati. Questi qua sono miei, questi sono quelli che uso io veramente per disegnare. Questo è per le line art, per chi gli interessasse. Questo è per le line art, questo è per lo sketch, per il disegno preparatore. Vabbè, il bucket l'ho messo qui perché mi seccavo fare le sali e scendi. E niente, poi ci sono altri strumenti che ogni tanto uso, ogni tanto no. Poi uso questo, l'airbrush e il water. Allora, come funzionano questi parametri qui sotto? Allora, questo è praticamente l'effetto che ha il pennello. Io vi consiglio di non toccarlo mai, a meno che non vogliate fare un pennello tutto particolare, perché se dovete cambiare l'effetto di un pennello, per effetto intendiamo, per parlarci chiaramente, questo. Allora, facciamo un livello e metto multiply. Questo è un effetto. Io l'ho applicato sul livello, però questa cosa la potevate applicare pure solo al pennello. Come vedete, è lo stesso giallo, io l'ho preso da qui, è lo stesso giallo ma più scuro. Perché? Perché il multiply ha questa funzionalità, praticamente moltiplica il colore che avete scelto. Poi abbiamo altri effetti, screen, che appunto in qualche modo schiarisce, overlay, lo sovrappone, luminosity. A me piace tantissimo il luminosity, soprattutto quando utilizzo questo. Il luminosity praticamente è appunto una luminosità. Shade, che è a metà tra luminosità e overlay. E Lumi e Shade,
più o meno lo stesso. Comunque quelli che è binary color che non uso mai, quello che uso di più è multiply, overlay e luminosity. Multiply è utile spesso per le ombre, soprattutto per i rossi. Luminosity per dare un po' quella sfumatura atmosfera, un po' come una specie di glow effect, e quindi è molto utile. Poi andiamo avanti. Un'altra cosa è il minimum size. Allora, praticamente il vostro pennello ha una sua grandezza, come vedete questo cerchio qui che muovo, però in realtà il pennello ha un'ulteriore grandezza perché dipende tutto dalla punta della penna che state usando. Se io per esempio volessi che questo pennello colorasse dove dico io, cioè questo cerchio, io praticamente aumento e diminuisco questa funzione. Quindi per esempio io voglio che colori quanto questo cerchio? Bene, metto 100%. Significa che non c'è una dimensione minuscola in questo cerchio. Io voglio che questo, tutto questo cerchio, sia la grandezza del mio pennello. Più diminuisco questa funzione, più vedete, io sto premendo alla stessa maniera, ma il programma mi fa il minimo, il cerchio al minimo, vedete? E niente, quindi questo, vedete, più allargo il cerchio, ma comunque è minimum size. Questa è una cosa, può essere utile, dipende da voi, dal vostro stile. La densità praticamente è quanto il colore possa essere denso. Sta al 100%, quindi il colore è perfettamente denso, vedete? Rosso. Non c'è, anche se io facessi così piano piano, sempre un rosso molto forte. Più diminuisco, più vedrete che, visto, il rosso è meno intenso e più sfumato e tutto il resto. Queste due funzionalità sono per cambiare un po' la punta del pennello. Questo è un semplice cerchio, ma se io metto acqua, vedete? Non li uso molto sinceramente questi pennelli così, però certe volte possono essere abbastanza utili, tipo Fire, che dà un po' l'effetto del fumo da solo, non è? Vi può aiutare, vi può essere utile, io non li uso quasi mai. Texture è un po' come quello che vi ho detto prima, solo che appunto, per esempio, prendo questo. Ecco, vedete che ha questa specie di texture qui, un po' lavagna, effetto lavagna. Ecco, questo è la texture. Blending è un po' come la densità, praticamente quanto si mescola col colore che abbiamo messo sotto. Per esempio prendo e faccio così e lo metto su un rosso, vedete? Non colora di sopra, lo sta mescolando. Se metto così, colora di sopra, vedete? Non li mescola. Allora, per quanto riguarda invece i livelli, e sono praticamente la vostra Bibbia, perché i livelli sono molto importanti ed è molto importante avere ordine, che io non ho, però è molto importante avere ordine. In questo momento questo è il nostro livello, noi disegneremo su questo e come vedrete qua si colorerà. Per fare un nuovo livello io clicco da qui, però potreste anche fare così, non so perché dovreste fare questa cosa scomodissima, però c'è anche questa possibilità. C'è anche lo shortcut con la N. Per ogni cosa ci sono shortcut comunque, ragazzi, basta che voi per esempio apriate, non so, qui, vedete queste lettere tra parentesi sono shortcut, voi premendo quelle lettere vi farà una cosa il programma. Bene, quindi questi sono i nostri livelli. Quando si disegna, una cosa importante è la colorazione. Dobbiamo colorare questo cerchio, dai delle ombre e una luce. Cosa facciamo? Noi facciamo un nuovo livello e facciamo clipping group. Clipping group praticamente significa che io posso colorare dentro il cerchio, ma non fuori. Se io invece tolgo, perché in questo momento è colorato anche fuori, per esempio, ho tolto il clipping group, questo è quello che ho fatto veramente quando stavo colorando. Questo è quello che ho fatto con il clipping group. Quindi voi, praticamente, se vedete delle zone bianche come è successo a me adesso, dovete agire sul livello di sotto. Quindi io sto colorando di giallo, però siccome sopra abbiamo visto che è tutto rosso, tutta quest'area è rossa, si è colorato di rosso. E questo è importantissimo, perché per esempio se adesso io volessi fare un'ombra, vedete, è molto più semplice realizzarla con il clipping group. Perché il clipping group
vi aiuta a colorare nei bordi della vostra area. Se per esempio volessi fare la luce, stessa cosa, mettiamo luminosity così è bella pesante come luce, stessa cosa, vedete? Colora solo l'area. Se io adesso vi mettessi uno sfondo, vedete? Ha colorato solo l'area, non ha colorato completamente fuori dai bordi. Benissimo, quindi questa è una cosa di base comunque, giusto per spiegarvi a cosa servono. I paint effect in realtà è un po' come colorare i pennelli, quindi per esempio io non li uso mai, però possiamo prendere per esempio effect fringe e vedrete quello che succede. Ora io non so se si nota tanto, io che coloro lo so, però vedete? Questa specie di effetto un poco plasticoso. Ecco, questo è l'effetto fringe. Più noi lo aumentiamo, più vedete? È un effetto un po' plasticoso. Ora, non è molto utilizzato, dipende da quello che dovete fare, dipende da che effetto volete dare ai vostri quadri. È carino, però io onestamente non lo utilizzo. E così ci sono varie texture e vari effetti. Beh, per fare un nuovo disegno, basta che facciate new, così per spiegarvi un po' come funzionano le dimensioni. Io lavoro sui 2000-3000, perché più l'area è grande, più potete agire sui dettagli. No, un disegno fatto su un 1000 o un 800 o un 600 non sarà mai uguale ad uno per 3000 e 3000. Quindi chi non sapesse quanto grande fare un suo disegno, gli consiglio comunque più grande possibile, perché appunto è più semplice poi disegnare dei dettagli. Per esempio, state disegnando un vestito, è molto più semplice fare dei dettagli particolari. Poi dipende pure dal vostro stile, c'è chi è molto dettagliato e quindi praticamente si diverte un mondo con una dimensione grande. E quindi ragazzi, questo è un po' come funziona PaintoolSci. Ah, un'altra cosa molto importante è, per esempio, ora vi faccio vedere e poi ho finito praticamente. Ora se io per esempio facessi una faccia così molto molto velocemente. Allora, io sto facendo questa faccia e ipotizzo che sia perfettamente dritta. Come faccio a vedere se effettivamente questa faccia è dritta? Bene, un metodo molto utile, ma non solo nel disegno digitale, ma anche nel disegno reale, è guardarla allo specchio. Se voi state facendo un ritratto, vi consiglio di guardarla allo specchio prima di dire che è perfettamente dritto. Però questo metodo, questo tool, praticamente serve a questo. Serve a guardare lo stesso disegno allo specchio. E in realtà in questo che ho fatto io non sono stata particolarmente storta nel fare le cose, però certe volte può succedere, soprattutto perché disegnando si cambiano le cose, eccetera eccetera. Quindi questo serve a farvi vedere quanto state facendo le cose in maniera storta. Ecco, per esempio io mi sono accorta che la testa era un po' sgorbia e quindi da qua io mi regolo e magari la faccio più dritta, vedete? Comunque questo è un metodo molto utile per vedere se un disegno che state facendo è storto oppure no. Quindi ragazzi, per me questo è tutto, spero che vi sia stato d'aiuto, spero che abbiate capito un po' meglio sai. Ringrazio ancora il canale per avermi dato questa possibilità, ci vediamo, un bacio! Questo è il tutorial proprio per il programma. Nei prossimi video vedremo effettivamente come disegnare più nello specifico. Da Fede è tutto, stay nerd e al prossimo video! E grazie ancora Xilio, andatelo a trovare, mi raccomando! Metti mi piace, iscriviti al canale e seguici sui nostri social. Su Facebook ed Instagram siamo Accademia Nerd. Ti aspettiamo con i tuoi amici!